La redazione giornalistica del GR5 e il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest vi invitano all'ascolto del format La storia, il territorio, l'attualità, il futuro. Il decalogo Coldiretti per l'agroalimentare piemontese è stato sottoscritto da tutti i candidati presidenti alle elezioni regionali. Vogliamo parlare di questo con Bruno Rivarossa, delegato confederale di Coldiretti Piemonte, che è qui con noi e che saluto, ben trovato. Grazie, buongiorno. Dottor Rivarossa, recentemente Coldiretti ha organizzato a Torino un evento dal titolo Dalla nostra terra all'economia del futuro, al quale erano appunto presenti i candidati alla presidenza della regione Piemonte e oltre 600 imprenditori. Ecco, vuole raccontarci cosa è emerso da questo incontro? Ma è un incontro che noi abbiamo organizzato al Teatro Regio con circa 600 nostri dirigenti che arrivano dai consigli di tutte le province del Piemonte, proprio per poter fare un confronto diretto. Abbiamo voluto presentare quello che è stato riassunto in un decalogo, ma è un programma molto più ampio, che abbiamo consegnato e presentato direttamente a loro. Ci sono delle novità e abbiamo bisogno che chiunque venga eletto e chiunque andrà all'opposizione porti avanti a prescindere proprio questi aspetti in termini di progettualità vera per un rilancio del Piemonte. Coldiretti peraltro monitorerà sin da subito l'operato di chi andrà a governare la nostra regione, ma anche della minoranza politica. In che termini è possibile questo? Ma intanto lo possiamo fare direttamente con un confronto al di là della sottoscrizione, proprio con le forze politiche che saranno presenti in regione e con questi candidati alla presidenza che hanno sottoscritto il documento, perché i prossimi 5 anni abbiamo bisogno di un rilancio vero del Piemonte. Abbiamo presentato nel quadro completo due elementi, li evidenzio perché secondo me sono importanti. La richiesta è di ragionare su un assessorato al cibo, perché oggi soltanto parlare di agricoltura e poi avere un concetto di industria in termini diversi potrebbe essere un po' riduttivo per quanto riguarda il rilancio di una regione che ha perso oltre 1 milione di persone, in termini che sono emigrate negli ultimi 15 anni all'estero per cercare lavoro. C'è quasi un'altra Torino che si è spostata fuori dal Piemonte perché siamo in qualche modo una delle regioni del nord che fatica di più assolutamente a riprendersi dalla crisi. Abbiamo un'economia che ristagna di più che nelle altre regioni del nord, abbiamo bisogno di coraggio, quindi noi non volevamo fare il solito incontro col quale così sentiamo e diciamo 4 cose e poi sono tutti contenti quelli che vanno a casa e ognuno fa quello che vuole. Noi abbiamo bisogno di monitorare veramente un progetto. Il Piemonte per i prossimi 5 anni, chiunque lo governi, si gioca veramente il futuro. Dottor Rivarossa, come sempre la ringrazio per essere stato con noi, le do appuntamento alla prossima e buon lavoro. La ringrazio molto, arrivederci. Il vino made in Piemonte, ma anche altri prodotti come la carne, le marmellate e le pesche, potrebbero avvantaggiarsi della guerra commerciale tra USA e Cina. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti su dati Istat relativi al primo mese dell'anno, divulgata in occasione dell'annuncio dei superdazi cinesi nei confronti di beni importati dagli Stati Uniti. Una risposta alla mossa protezionistica decisa dal presidente USA Donald Trump su merci cinesi per 200 milioni di dollari. La vendetta della Cina contro i dazi di Trump sta certamente provocando lo sconvolgimento dei mercati mondiali, evidenziano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, con il rischio di innescare una guerra planetaria che va attentamente monitorata dall'Unione Europea. Dall'Oriente abbiamo già avuto dei segnali positivi riguardo al made in Piemonte, dalla frutta, i kiwi in particolare, al vino, fino al latte in polvere. Questo perché il mercato cinese fa molta attenzione alla qualità e per quanto riguarda il vino si è registrata una forte crescita che si attesta sul 75% in Cina e sul 15% in Giappone. Auspichiamo che l'accordo sulla Via della Seta possa rafforzare quindi l'export dei prodotti piemontesi ed essere strategico per aprire ulteriori canali a nuovi prodotti e dare stimoli al tessuto imprenditoriale del nostro territorio.
La nocciola, ingrediente principale di varie preparazioni dolciarie, è spesso coltivata all'estero in condizioni lavorative di sfruttamento ed una grande quantità viene importata in Italia. E quanto avviene in Turchia, patria delle nocciole, che fornisce il 70% della produzione mondiale, coltivate in 600.000 piccole fattorie sparse lungo la costa del paese, dove c'è un sistema di lavoro molto poco chiaro, fatto di sfruttamento minorile e mancanza di tutele. Della questione se ne stanno occupando diversi giornalisti stranieri, tra cui il New York Times, che in un articolo recente ha fatto emergere come dietro ai dolciumi di numerose multinazionali ci sia effettivamente una situazione estremamente difficile, fatta di soprusi ai lavoratori che spesso sono i rifugiati siriani, persone che si trovano quindi in una condizione di vulnerabilità e ricattabilità. La preoccupazione è duplice, da un lato per la quantità di nocciole importate nel nostro paese che fanno concorrenza a quelle piemontesi e dall'altra per la condizione in cui vengono prodotte. Proprio nell'articolo del New York Times, infatti, è riportato come il lavoro venga svolto senza protezioni, senza contratto ed in condizioni di sostanziale schiavitù, evidenziano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. La nostra regione, tra le sue eccellenze, soprattutto nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo, ma anche nel torinese nel nord della regione, vanta la nocciola Piemonte IGP, coltivata su una superficie complessiva di quasi 20.000 ettari, di cui 15.000 sono impianti attivi, e la produzione totale è di 240.000 quintali, di cui 103.000 certificati IGP. Oltretutto, la nocciola Piemonte IGP, ad esempio, è indicata rispetto ad altre tipologie per la preparazione di pregiati cioccolatini, la cui ricetta prevede che rimanga intera. Proprio per sostenere e valorizzare il comparto, chiediamo all'agroindustria di investire sul nostro territorio. Siamo pronti quindi a lavorare a nuovi progetti di filiera, come ad esempio quello già realizzato con il gruppo dolciario Novi Elac Dufour di Novi Ligure, che possano dare opportunità economiche per la nostra regione, ma che siano anche esempio di trasparenza ed eticità. Abbiamo trasmesso Storia, Territorio, Attualità, Futuro. Un format realizzato dalla redazione del GR5 in collaborazione con il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Radio Stereo 5.